Sei nato sotto il segno del leone? Sì, allora non sei del leone. Ma come? No, sei nato sotto il segno della Vergine. Sì, e Allora non sei della Vergine. ma come no? No, se sei nato sotto il segno dell'Ariete, non sei dell'Ariete. Se sei nato sotto il segno del Toro, il tuo segno di nascita non fa sì che tu sia di quel segno. Per capire cosa vuol dire, dobbiamo fare un passo indietro e tornare a uno degli ultimi video, un video in cui abbiamo visto come il segno in cui è nata una persona non va confuso con il segno stesso. Questo è il succo di quell'altro video. Oggi vorrei fare un passo in avanti e provare a ampliare un po' la visione. In un certo senso ti voglio subito rivelare quello che è il succo di questo video, che si può riassumere nella seguente frase: hai dentro di te tutti e 12 i segni zodiacali. Fabrizio De André era nato sotto il segno dell'acquario, un sole in nona casa, aveva l'ascendente in cancro, ma una luna in gemelli, in dodicesima casa. Ad esempio, quest'ultima posizione, luna in gemelli, in dodicesima casa, per De André, a me fa pensare quella capacità di raccontare le storie del femminile. Proviamo a pensare a Bocca di Rosa, proviamo a pensare a Marinella, proviamo a pensare a Sally, Giovanna d'Arco, insomma, c'è un elenco lunghissimo di donne narrate nelle sue canzoni. Tra l'altro, se non erro, Marinella, cantata da Mina, fu proprio la canzone che lo fece diventare famoso. Quindi, se vogliamo, ci fu anche una sorta di battesimo della celebrità che fu dato proprio da una donna.